Come posso sentirmi alla notizia che uno dei responsabili della morte di mia figlia Desiree esce dal carcere in largo anticipo rispetto a quanto previsto dalla condanna? Purtroppo me lo aspettavo. In Italia 30 anni non sono mai tali. Il vero ergastolo è quello che viviamo noi genitori. Parla Maurizio Piovanelli, il padre di Desiree, la 14enne tragicamente uccisa a Leno, Brescia, il 28 settembre 2002. Nel corso del processo sono stati individuati 4 responsabili, di cui 3 erano minorenni all'epoca del crimine: Nicola Bertocchi, Nicola Vavassori e Mattia Franco. Le loro condanne furono rispettivamente di 18, 15 e 10 anni. Oggi sono adulti, hanno già scontato le loro pene e vivono come uomini liberi, non lontano dalla residenza di Maurizio Piovanelli. Il padre di Desiree racconta: non c'è mai stato da parte loro un tentativo di scuse. Anzi, anche le loro famiglie sono sempre state diffidenti nei nostri confronti, come se fossimo noi i responsabili delle accuse ai loro figli. Il quarto responsabile, l'unico maggiorenne, fu Giovanni Erra, all'epoca 36enne. Attualmente, all'età di 58 anni, Erra è stato condannato a 30 anni di carcere. La notizia recente suggerisce che grazie ai benefici di legge per la buona condotta, Erra potrebbe essere rilasciato entro la fine del 2025, ossia 7 anni prima della scadenza prevista dalla sentenza. Dopo un lungo periodo trascorso nel carcere di Bollate, Milano, l'uomo è stato affidato ai servizi sociali e risiede in una comunità della Lombardia. Questa notizia aggiunge ulteriore dolore alla famiglia Piovanelli. Desiree aveva lasciato casa dopo pranzo per incontrare la sua amica Marika. Aveva concordato con i genitori di fare ritorno alle 17, come di consueto, per accompagnare la famiglia a fare la spesa. Tuttavia, a quell'orario, la famiglia non la vide tornare. Alle 17.30 il cellulare della ragazza risultava già spento. L'allarme fu dato 2 ore dopo, quando il padre presentò una denuncia ai carabinieri. L'uomo spiega: inizialmente mi dissero che probabilmente si era allontanata volontariamente e di aspettare 2 giorni. Io però sentivo che non era possibile. I sospetti del padre, purtroppo, si rivelarono fondati. Secondo le ricostruzioni, quel pomeriggio Nicola Bertocchi, vicino di casa e compagno di scuola di Desiree, la attirò con la scusa di mostrarle dei gattini appena nati. La vittima aveva poca fiducia in lui, tanto che sul proprio diario lo aveva descritto come un ragazzo da non frequentare. Eppure, in quell'occasione, decise di seguirlo fino a una cascina abbandonata a 300 metri da casa, dove avvenne un tentativo di violenza e l'omicidio. In quel luogo, insieme ai 3 minorenni, c'era anche Giovanni Erra. L'uomo aveva raccontato loro che Desiree era la sua amante, una menzogna, ma la vittima lo conosceva bene, essendo stato suo vicino e avendo lavorato come babysitter per suo figlio. Al tempo stesso, però, la ragazzina aveva anche paura di lui, come scritto in una lettera in cui spiegava che l'uomo teneva una pistola in casa. Dice il padre Maurizio: se avessi saputo che mia figlia aveva paura di loro, l'avrei protetta. Purtroppo, però, a quell'età le ragazzine non si confidano con i genitori. Il gruppo aveva pianificato di violentare Desiree a turno, con Bertocchi, Vavassori e Franco, e infine Erra. La situazione prese una piega diversa. Desiree guardò dritto negli occhi Bertocchi e si oppose con forza al tentativo di stupro. Il ragazzo, furioso, le inflisse la prima coltellata all'addome mentre lei ancora si dibatteva e tentava di fuggire. Alla fine le coltellate furono ben 33 e Desiree morì sgozzata, quasi decapitata. Nel frattempo Erra si allontanò, ma ciò non lo esentò dalle sue responsabilità. Inizialmente il branco cercò di far credere che la ragazzina fosse fuggita volontariamente, inviando persino un messaggio al fratello, fingendosi Desiree: «Non cercatemi, sto bene, non torno». Gli investigatori scoprirono che il cellulare da cui era stato inviato il messaggio era stato smarrito da una donna in un campeggio di Jesolo, dove era stato anche Nicola Bertocchi. Successivamente, dopo una settimana, fu ritrovato il corpo di Desiree. La scena era così straziante e deforme che uno dei carabinieri svenne alla vista. Il quadro delle responsabilità iniziò a delinearsi chiaramente
e i quattro furono arrestati. In primo grado Giovanni Erra fu condannato all'ergastolo, mentre in un processo d'appello bis ricevette una pena di 30 anni. Nonostante ciò, continua a professarsi innocente e, assistito dall'avvocato Antonio Cozza, ha annunciato la richiesta di revisione del processo. D'altra parte, il padre di Desiree, affiancato dai legali Alessandro Pozzani e Cesare Gialazzini, è da tempo convinto che non sia ancora emersa tutta la verità sull'omicidio della figlia. Secondo lui, la ricostruzione derivante dalle indagini e dalle successive sentenze rappresenta solo una parte della verità. Per questo motivo ha chiesto la riapertura del caso. I giudici ritengono che non ci siano spazi per rimettere tutto in discussione. L'uomo non si arrende. Di Desiree ricordo il sorriso, e a quel sorriso pulito e meraviglioso vorrei dare giustizia. La sua attenzione è particolarmente concentrata su un DNA sconosciuto isolato sul giubbotto della ragazza. La presenza di un DNA ignoto e non esplorato e di altri elementi interessanti mi porta ad essere ancora più determinato nella ricerca della verità, anche a distanza di tanti anni. Mia figlia non ha ancora avuto giustizia. Finché vivrò, mi batterò per questo. La sua ipotesi è chiara. Sono certo che mia figlia fosse entrata nel mirino di alcuni trafficanti di baby prostitute. Ho fatto anche dei nomi, ma c'è molta omertà in paese. Oltre a quel DNA, ci sono anche le chiamate ritrovate nel tabulato del cellulare di uno dei tre minorenni a un cellulare intestato a un adulto. Perché non esaminarle oggi?